Bentornati amici di Army Magazine. Questa settimana la protagonista della nostra prova è un'arma ad aria compressa di libera vendita, la Umarex Glock 17 Gen 5, in calibro 43. Prima di iniziare con la prova, vi ricordo come al solito di iscrivervi ai nostri canali social, Facebook, YouTube e Instagram, per non perdere nessuna delle prove che faremo con cadenza settimanale. La Glock 17 Gen 5 di Umarex fa parte della famiglia T4A. Quindi quel gruppo, quella famiglia pensata sia per chi muove i primi passi nel mondo delle armi, sia per chi deve impratichirsi con un determinato modello, come in questo caso la Glock 17, sia ancora per chi vuole utilizzarla per la difesa abitativa. Questo gruppo di armi infatti utilizza delle palle in gomma del calibro 0,43 pollici. Questo gruppo di armi infatti utilizza questo tipo di palle in gomma, che hanno una dimensione consistente, appunto 0,43 pollici, circa mezzo pollice, e hanno un effetto sensibile sul colpito, specie a una distanza inferiore ai 10 metri. Questo modello è una replica perfetta della Glock 17 Gen 5, quindi ha tutte le caratteristiche della generazione 5 della pistola austriaca, sia per dimensioni, sia per caratteristiche, quindi ha le stesse mire. Ha lo stesso sistema di scatto con la sicura all'interno del grilletto, ha lo stesso pulsante di sgancio del caricatore, prese in tagli di presa sia anteriori che posteriori, e la differenza è all'interno del caricatore, perché nel caricatore è posizionata sia la bombola di CO2 che alimenta la pistola, che ha anche un effetto scarrellante, quindi il carrello arretra lo sparo, sia il serbatoio per le palle di gomma. Ne entrano 8 attraverso questa apertura e abbassando questo cursore. Quindi il caricamento è molto agevole. Il fatto di avere le stesse dimensioni della Glock 17 arma da fuoco consente di utilizzare tutti gli accessori pensati per la Glock 17, comprese le fondine. In questo caso ne abbiamo una in polimeri e effettivamente calza alla perfezione. Le dimensioni e il peso soprattutto sono quelle dell'arma da fuoco, quindi è completamente, si scambia facilmente per l'arma da fuoco, insomma. Adesso andiamo all'Oklahoma Camp a vedere con Katia Colombo come spara questa pistola. Abbiamo misurato la velocità e abbiamo rilevato una media di 104 metri al secondo. Considerato che la palla pesa 0,75 grammi, l'energia espressa alla volata è di 4 joule. Abbiamo fatto un po' di tiro mirato, quindi un po' ci siamo divertiti a sparare ai barattoli. È una pistola divertente, è una Glock 17 che somiglia molto, moltissimo, direi quasi una riproduzione fedele della vera arma a fuoco. Il grilletto è un po' duro, secondo me, però è probabile che con l'uso si ammorbidisca anche la corsa. E considerato tutto, trovo che sia un'ottima pistola per coloro che vogliono approcciarsi al mondo delle armi. Siamo tornati dall'Oklahoma Camp dove con Katia abbiamo messo alla prova questa Umarex con i bersagli, con i barattoli, ci siamo divertiti al tiro al barattolo.
Abbiamo apprezzato le caratteristiche principali di questa pistola, cioè il fatto di avere un funzionamento del tutto simile a quello della pistola a fuoco. Un aspetto che ci ha colpito particolarmente è il fatto che il proiettile sparato da questa pistola sia riuscito a passare attraverso il barattolo di patatine, come abbiamo visto poco fa. Quindi riesce a essere molto efficace sul bersaglio. Passiamo adesso alla pagella di Army Magazine con le nostre consuete voci, partendo dalla prima, cioè ergonomia, dove merita 5 punti su 5, perché è quella della Glock 17 e questo basterebbe già a completare la voce. L'ergonomia è perfetta, è quella appunto della pistola austriaca e i comandi sono esattamente posizionati come nella pistola da fuoco, quindi l'ergonomia direi che è al top. La seconda voce precisione anche qui merita 5 punti su 5 perché con questi organi di mira siamo riusciti a andare quasi sempre sul bersaglio. E, nonostante non sia una canna rigata e si utilizzino pallini in gomma, quindi la precisione all'interno dei 10 metri è decisamente ottima. Ultima voce, rapporto qualità-prezzo. Questa pistola è proposta da Bignami, che è l'importatore del marchio Umarex in Italia, a 324 euro. Non è un prezzo basso per una pistola d'aria compressa, ma è molto concorrenziale considerato il tipo di arma di cui stiamo parlando, che è destinato anche alla difesa abitativa, con tutti i limiti che abbiamo visto anche nelle precedenti prove. Quindi il nostro voto è di 4 punti su 5. Il voto finale quindi è 5 punti su 5 o poco meno di 5 punti su 5. Voto pieno, è un'arma che ci ha soddisfatto e ci ha fatto divertire al poligono perché è come utilizzare una Glock ma senza tutte le complicazioni legate all'arma da fuoco. Questa pistola ha un'energia alla volata di 4 joule e quindi molto inferiore ai 7,5 joule imposti dalla legge, quindi è di libera vendita, non prevede il possesso di porto d'armi, quindi è perfetta per chi vuole muovere i primi passi nel mondo delle armi. Concludiamo con le nostre consuete e tre raccomandazioni. Non esistono armi scariche, occhi e orecchie ben protetti quando siete in poligono e dito lontano dal grilletto finché non volete sparare. Arrivederci alla prossima prova.